Ciao bimbi belli, benvenuti nella seconda parte della puntata dedicata di Purple. Eravamo rimasti al 1974, Ian Gillan e Roger Glover escono dal gruppo e vengono sostituiti rispettivamente da Glenn Haggis e da Coverdale. Questa è la cosiddetta Mark III. Nel 74 incidono Barn. Canzone da ascoltare ovviamente Barn, nella quale potete percepire un po' le differenze che ci sono, soprattutto vocali, tra la Mark II e la Mark III. Nel 74 esce anche Stormbringer, dal quale vi consiglio immantinente Soldier of Fortune, che non è però una canzone propriamente hard rock, ma è una classica ballad, perché i Deep Purple sanno fare anche le ballad. Un'altra che vi consiglio assolutamente è When a Blind Man Cries. Il 7 aprile 1975 Blackmore fa una cosa brutta, che però è anche una cosa bella. Infatti lascia i Deep Purple per fondare i Rainbow, con Dio, quello lì, insomma, no? Questa probabilmente però è un'altra storia che vi racconterò in un altro video. A sostituire Blackmore, Tommy Bolin, con il quale incidono Come Taste the Band. Bolin aveva però problemi di tossicodipendenza, per questo ed altri motivi sempre derivanti dal fatto che non sono mai andati molto d'accordo i Deep Purple, decisero di sciogliersi. Qualche tempo dopo, Bolin morì di overdose. Dal 77 all'83, gli ex componenti si danno comunque da fare. I Rainbow fanno i Rainbow, Gillan per un po' diventa il cantante dei Black Sabbath, Coverdale forma i Whitesnake, nei quali suonano anche Ian Paice e John Lord, e ogni tanto anche Glover, quindi insomma la band non si è mai davvero divisa. Infatti nel 1984 i Deep Purple con la formazione Mark II, quindi sono tornati indietro nel tempo, tornano sulle scene, 10 anni dopo essersi sciolti. Incidono l'ultimo lavoro davvero degno di nota, almeno secondo me, che è Perfect Stranger. Nel senso che gli album che hanno registrato dopo sono comunque belli, ma non poi così importanti per quello che vi voglio raccontare, insomma, perché ormai nell'84 i gruppi metal c'erano. E poi c'erano già stati i Rainbow, c'era già stata tantissima altra gente prima. La loro vita è ancora travagliata e tra abbandoni e ritorni insperati la situazione si evolve in questo modo, che vedete qui nella tabella. Come vedete, l'unico a non essersene mai andato è praticamente Ian Paice, nel momento in cui registro la notizia dell'ictus è di qualche giorno fa in pratica, e ora sembra essersi ripreso, anche se ovviamente non potrà suonare per i prossimi settimane, per i prossimi mesi, non si sa. Speriamo si riprenda, insomma. John Lord invece è morto nel 2012, ma era già stato sostituito dal buon Don Airey dal 2002. E lui si è dedicato un po' alla sua carriera solista perché comunque era diplomato in conservatorio, ha scritto musica sinfonica che ha registrato, di questo ne abbiamo già parlato, e infatti non l'ho citato nei video. Dopo l'ennesimo abbandono, Blackmore, che abbandona un po' tutti, cioè esce da qualsiasi gruppo, dicevo, Blackmore fonda i Blackmore Knight, che ho già citato anche questi in un altro video, nei quali suona musica medievale e celtica, comunque roba degna di nota, mi piacciono parecchio. Il suo posto è stato preso dal buon Steve Morse. Da Perfect Stranger in avanti, comunque, Deep Purple, con le varie formazioni, ennesime formazioni, hanno continuato a suonare in giro per il mondo, portando sempre le vocalità di Gillan, che però io li ho ascoltati qualche anno fa in concerto, e purtroppo la voce l'ha persa, però effettivamente si invecchia. Poi portavano in giro lo stile blues rock negli assoli di Blackmore, portavano in giro la batteria secca di Paice e l'organo onnipresente di John Lord. Continueranno a produrre album, appunto, sempre validi. Nell'aprile 2016 finalmente vengono inseriti nella Hall of Fame del rock. Era anche ora, perché ci fanno parte cani e porci della Rock and Roll Hall of Fame. Potremmo parlare per ore di tutti i side project dei componenti, e forse lo faremo prima o poi, ai quali ho solo accennato, ma comunque sappiate che sono stati dei musicisti molto prolifici. Potrei parlare anche ai miei 4 iscritti di quanto Blackmore sia stato un coglione, ma questa è un'altra storia. Noi ci vediamo nel prossimo video in cui parliamo della storia delle cose. Lunga vita e prosperità! Dimmi che cazzo fate, se non incastonate in traccia, meglio che abbandonate, abbiamo liriche bastonate in faccia. Cerco tipiche appassionate, mica voi tipe trascurate, con le bibite già scolate, al limite pascolate in spiaggia. Fuck.